Buongiorno, vorremmo sapere chi è lei e cosa fa. Allora, io sono Wood, sono un disegnatore umoristico e ho fatto questo libro per la Tunue, si chiama Gentes, ed è una raccolta di storie umoristiche con diversi protagonisti. Sono storie brevi da 2, 4, 12 pagine, 24 pagine, e cerco di far ridere la gente con influenza. Cosa pensa della situazione del fumetto in Italia attuale? È una situazione abbastanza promettente per i giovani disegnatori, nel senso che c'è un fiorire di nuove case editrici e c'è una buona possibilità di pubblicare le proprie cose anche se escono fuori dal mercato commerciale. Lei attualmente per quale casa editrice sta lavorando, se sta lavorando? Per la Tunue. Come si trova? Bene. Cosa pensa del suo lavoro? Beh, che è un ottimo lavoro, faccio quello che mi piace per passione. Quante altre opere passate che ha già fatto? Io ho lavorato tanto conto terzi, quindi per aziende private, agenzie di pubblicità. Questo è il primo libro a fumetti che faccio. Ci vuole dire qualcosa di lei, del suo lavoro, ma di quest'ultima sua opera? Beh, compratela. No, qualche dettaglio in più magari. Ma è una storia, diciamo, è un libro che è composto in tre parti. C'è una parte con queste storie brevi, con umorismo abbastanza gioioso e sereno. Poi c'è una parte invece con un umorismo leggermente più malinconico e diciamo, forse un po' più agrodolce come stile. E poi c'è una storia fatta durante la 24 ore dei fumetti. Praticamente sono 24 tavole realizzate in 24 ore. È una manifestazione ideata da Scott McCloud, che è un autore americano e anche critico del mondo del fumetto, ed è, diciamo, una piccola chicca proprio per il fatto che è stata realizzata in 24 ore, quindi diciamo una media di un'ora a tavola come cosa, nata dal niente. Va bene, la ringraziamo, lei è Good per Tunue. Arrivederci. Arrivederci.